venerdì abbiamo avuto l'assemblea, direi che sia andato molto bene, nel senso che è stato votato il bilancio, che è positivo. Il gruppo dirigente che è rimasto uguale identico a quello che c'era prima, e questo mi riempie di soddisfazione, perché abbiamo capito che abbiamo lavorato bene. Perché dopo 30 anni si viene rieletti ancora, vuol dire che la tua categoria, la maggioranza perlomeno, hanno la tua fiducia, ma non una maggioranza striminzita, una maggioranza molto larga. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto anche grazie, devo dire un grazie molto grande alla nostra amministrazione comunale, tutta, dall'assessore al sindaco, che hanno sempre tenuto in considerazione. Teniamo presente che qui al Parco Novi Sad è stato fatto un garage sotterraneo di 1720 posti auto, non è stato perso un mercato, non è stato spostato nessuno. Siamo stati i primi, sempre d'accordo con l'amministrazione comunale, che due operatori possono acquistare un posto e poi dividerselo. Per questo adesso viene fatto anche in altri comuni, ma prima siamo stati i Battistrada, siamo stati i comuni di Modena. C'è il palazzetto dello sport, l'hanno rifatto nuovo, anche qui non è stato spostato nessun ambulante. Con la pandemia, cioè, effettivamente è vero, lo siamo consapevoli anche noi, che c'è un discorso di crisi, è molto dura, molto molto dura, anche perché è una crisi di lavoro ed è una crisi che la gente ha paura anche di uscire di casa. Però il mercato di Modena non è mai stato chiuso, abbiamo sempre tenuto aperto, chiaramente con degli accorgimenti, però il mercato è sempre rimasto aperto, perché abbiamo ottenuto un abbassamento anche della tassa mercatale, perché adesso si chiama tassa mercatale, non più TOSA. Prima spendevamo tanto di più, perché spendevamo 228.000 euro più IVA, adesso spendiamo 217.000 euro compreso di IVA, perciò c'è stata una bella differenza.